No, 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 ma non è cosa proprio. Tu sei pazza. Io non sono pazza. Io tengo una malattia e tu mi devi aiutare. Zitto, zitto, non fuo scemo, tu devi... Ma che ci fai qua? Tu qua non puoi stare, esci subito. Io non esco. Perché se esco, esco. Io esco, ma esco pazzo però. State zitto, state zitto. Ma non fare come mia moglie. Non mi guarda in faccia e fa finta di niente. Tua moglie è una santa, Salvatore. E perché? È venuta da me. Sospetta. E che ti ha detto? Niente, penso che ti è nata. Che ti ha detto? È una capa nata a parte. Non mi fa ricerca cose che non posso. Ma sta storia è da fornire, Salvatore. Per forza? Sì, signore, per forza. Questa è una tentazione. E vediamo di smetterla. Prima che canti il gallo, Salvatore. Perché non sta bene? Chi? Come chi, Ugallo, te ne ha addosso un po' candato, dico, non sta bene portare avanti questa situazione. Si capisce. E perché? Perché è peccato, Salvatore. E mo che è sta novità? Salvatore, il Levitico tiene 3000 anni, ti assicuro che tutto è forga una novità. E quindi adesso l'amore è una cosa sbagliata? Non mi fa ragione. Il gallo canta, canta il gallo. Pietro, guardami in faccia. Sto guardando. E le palle degli occhi? Nelle palle degli occhi. Tu perché ti sei fatto prete? No, ma l'ho salvato un attimo, già sembra questa cosa. Sì. La verità è che a te di Gesù e Maria andrei mai fottuto un cazzo. No, non bestemmiare, sai. Ma tanto stiamo solo in te. No. C'è pure lui. E se facessi i fatti suoi? Salvatore, io lo so che cosa stai provando. Ma non possiamo fare sempre quello che vogliamo, no? Forse fai l'uomo. Torna a casa da tua moglie. Prima che canti il gallo, Salvatore. Pietro, è questo gallo, però. Ehi. Perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate a portare frutto. Il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concedo. Amatevi gli uni con gli altri.